Innanzitutto, buongiorno e benvenuto. Ti chiedo subito se sei corrente delle vicende che hanno riguardato il ruolo dei portieri l'anno scorso e come è nata e come si è sviluppata un po' la trattativa per arrivare a Cesena. First of all, very welcome to Cesena. I would like to know if you have been informed on the past situation of last year related to goalkeeper situation, and if you can tell us a little bit how the deal with you went on and how it was developed. Yes, I'm a little bit aware. I don't think I have, all the details, but I was told just the general what happened. And, I understand, but I don't think that really has anything to do with my situation. My situation came about, one of the owners expressed interest. And over a period of almost a half year, we were like, I think this would be an amazing opportunity, an amazing adventure, something that I could really, take advantage of and get some playing time. And obviously the team's goal, of getting promoted, to fight alongside them and try to achieve that goal. I think it was just very exciting for me. And that's essentially how it came about. So, yeah. Allora, sono stato un pochino informato, ma in linea del tutto generale rispetto a quello che è successo l'anno scorso, non ho avuto dettagli. In generale, credo che comunque la situazione dello scorso anno non abbia niente a che vedere con la situazione, mia attuale. E per quanto riguarda l'approccio, della proprietà, sono stato avvicinato e mi è stata proposta questo avvicinamento al Cesena che ho ritenuto da subito potesse essere un'ottima opportunità. Quindi quando la proprietà ha dimostrato interesse nei miei confronti, dopo una trattativa che è andata avanti per un po', credo che questo aver accettato la proposta sia per me una grandissima opportunità che ho preso molto volentieri. Welcome to Cesena. How did you find the level of the team and the level of the championship, Serie C? Yeah, I think for me right now, it's. Cioè, gli ho chiesto, no, traduco, gli ho chiesto come ha visto il livello della squadra e del campionato della Serie C. I mean, so far it's been really good, and I think the intensity in training has been very solid as well. I think the whole team has one goal in mind, and that's the one thing we want to achieve, and I think everyone here understands that, and the level is high because of that, and I think we're doing really well, and I like it. And obviously, compared to MLS, it's different. But it's also the way MLS is set up as well. You have your youth team and your youth players and the players that come up from the area, but then you also have the DPs, and so the league is structured a little bit differently. I think here it's more traditional, and as far as the level goes, I've been very surprised, very positive, and it's been very, very good so far. Allora, il livello è abbastanza, mi ha colpito sicuramente molto e quello che mi è venuto subito all'occhio ed è molto evidente, penso che tutti qui lo sappiano, è che questa squadra ha evidentemente un obiettivo nella testa e questa cosa si percepisce e si capisce che è quello che fa in questo momento anche la differenza di livello. In generale, il livello comunque mi ha colpito. È chiaro che è molto diverso dall'MLS, dove c'è proprio un sistema di lega che è differente, dove c'è comunque la parte delle giovanili che sono coinvolte. Comunque, il sistema in generale è diverso. Questo livello che ho visto qua è sicuramente molto interessante. Cosa ha detto tuo papà Jürgen di questa tua nuova avventura a Cesena, che credo che in questo momento sia impegnato nella Coppa d'Asia come CT della Corea del Sud? What did your father, Jürgen, say about your new experience here in Cesena? Now I think your father is involved in the Asian Cup. What did he say to you? Good luck, and just to have a good time, to come in and just show yourself, be yourself,
and yeah, essentially just be yourself, play how you play, and that'll be good. And then, you know, for him right now, he's a little bit busy, so I'll speak to him again soon. Yeah. Naturalmente mi ha detto insomma, buona fortuna e in bocca al lupo, insomma, e divertiti, sii te stesso e cerca di giocare come sai. E adesso lui è un attimo è abbastanza impegnato con i suoi impegni di lavoro, sicuramente avrò modo di approfondire di più, per il momento è stato questo. Domanda di costume e società, ti senti più tedesco o americano? That's tough. I have a lot of German parts of me and a lot of American parts of me. I wouldn't be able to say one or the other. But I mean, I think the last 3 years being in the US right now, I would feel a little bit more American. But obviously when I played in Germany, you feel a little bit more German. But I think it's a healthy mix. È sempre una domanda un po' difficile, perché naturalmente da me è 50 e 50. Adesso negli ultimi 3 anni ho vissuto negli Stati Uniti, questo chiaramente mi ha fatto sentire un pochino più americano. È vero è che quando magari sono in Germania mi sento comunque abbastanza tedesco, diciamo. Hai sentito invece le voci che prevedono che tuo padre potrebbe arrivare entrare in società nei prossimi mesi, cosa ne pensi? There are rumors that maybe your father in the next month could come and be a part of this Cesena FC football club. What do you think about it? Do you know anything about it? As far as I know, I don't know. I haven't spoken to him about that. And obviously right now he's quite busy. But yeah, as far as I know, no. Per quello che so io non lo so, non ne ho parlato con lui, non ne abbiamo parlato. Adesso poi lui è molto impegnato e di questo non abbiamo parlato, quindi non lo so. Un altro po' di colore. Quanto ci metti a imparare una lingua nuova? Perché noi abbiamo bisogno di parlare con te direttamente. No, we want to speak to you directly. I'm hoping for as soon as possible. I like learning new languages. Italian has been one of the languages I've always wanted to learn. And my father knows it very well. So it's definitely a goal of mine to learn as quickly as possible. Naturalmente spero prima possibile. Per esempio mio padre parla l'italiano molto bene, spero di fare come lui e prenderò delle lezioni per imparare l'italiano prima possibile. Da quando sei qui, quali indicazioni ti hanno dato invece il preparatore dei portieri De Giorgi e il direttore Massimo Agostini? Since you are here, what are the indication you got from the goalkeeper director and also from Massimo Agostini? Did you get any specific direction or information? Yeah, I think right now, because we're obviously now in the middle of the season, and for me coming from MLS, it's our off season. So I think right now they just said, hey, you know, come in, get ready essentially and kind of start building. And then I think everything else will come. Allora, naturalmente io sono arrivato qua che siamo nel bel mezzo della stagione, metà stagione, mentre nella MLS la stagione era finita. Quindi l'indicazione che intanto mi hanno dato è di rimettermi a posto, di prepararmi. E poi che insomma tutto sarà si muoverà insomma più velocemente nel tempo. Thank you. Che tipo di portiere sei? What kind of goalkeeper are you? Goalkeeper. Goalkeeper. I mean, I think personally, I've always found my athleticism gives me an edge, my size. So for me, I try to utilize that as best as I can. I'm comfortable playing with my feet, comfortable playing out of the back. And the rest is up to the coach and how we want to play as a team. You obviously want to mold into that as well. So. Ovviamente sicuramente sono soddisfatto della mia stazza che cerco di sfruttare più.
più possibile, mi sento molto diciamo a mio agio con l'utilizzo dei piedi, poi cerco sempre comunque di adattarmi più possibile anche alla situazione, a quello che mi viene richiesto. Grazie a tutti.